Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan e questa è Morrigan, che non mi lascia più fare video, ovviamente ormai nei video c'è anche lei. E ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare due giochi della Warlord Games, o meglio, ve ne presento due ma poi ve ne faccio vedere in particolare uno perché saranno due video separati. Ovvero Victory at Sea, le battaglie, la battaglia del Pacifico, gioco ovviamente con le navi di cui poi parleremo approfonditamente in un altro video, e Blood Red Skies che vedete qui, sempre ovviamente battaglia del Pacifico, quindi delle isole Midway, fra da una parte l'aviazione americana e dall'altra parte l'aviazione dell'impero giapponese. E andremo a ricoprire diverse battaglie storiche, comprese anche nel set di base, che è questo qui. Tutte e due che avete visto sono set di partenza, eh. Quindi scatola aperta, avete già tutto l'essenziale con cui giocare. E voglio ringraziare di cuore la Warlord Games, che chi mi conosce lo sa, io i due creatori di giochi wargame e skirmish game, ma più che altro wargame, che io adoro da sempre, a pari merito, sono Games Workshop e dall'altra parte la Warlord Games. Games Workshop perché sono patito e fanatico di Warhammer, sia Fantasy che del 40.000. La Warlord Games perché io sono drogato di Seconda Guerra Mondiale, è un contesto che mi piace da morire, insieme anche alla Guerra di Secessione Americana, e loro appunto fanno giochi ambientati soprattutto, ma non soltanto, in Seconda Guerra Mondiale, quindi io veramente li adoro. Fanno giochi belli e regolamenti veramente veloci. Quindi oggi vi presento Blood Red Skies, dopo la sigla. Batalavas. Ah, il mosso finale c'è sempre. Blood Red Skies, gioco per due giocatori, ovviamente gioco soltanto competitivo, in ambientazione Seconda Guerra Mondiale e in questo caso la battaglia delle Midway, quindi la guerra del Pacifico, ci dimentichiamo per ora la guerra in Europa, è uno dei titoli più gettonati della Warlord Games perché oltre ad essere un gioco veloce, con un regolamento praticamente semplicissimo, è anche di una strategia e una tatticità unica come tutti i loro titoli, partendo da Bolt Action, che vi ho già presentato sul canale, quindi con le miniature in Seconda Guerra Mondiale, passando a Victory at Sea con le navi e Blood Red Skies direttamente con gli aeroplani, per quanto c'è una variante anche di Bolt Action unicamente con i carri armati, quindi Tank War. In questo Blood Red Sky ci sono due squadriglie, potete prendere direttamente quelle comprese in questo set di base, oppure ve le formate voi con la lista di punti. Lista di punti che trovate nel monoletto all'interno. Ora vi andrò con la gatta davanti a descrivere leggermente meglio, insomma, un pochino il succo del gioco, però come vi ho detto è un gioco di battaglie, laddove ci sono due schieramenti e una coda davanti che magari si abbassa e si riesce a vedere, e Morrigan che cerca di mangiarmi ovviamente gli aeroplanini, che ora nel corso del video vi farò vedere da vicino. E si vince sia distruggendo tutta quanta l'aviazione nemica, la squadriglia nemica, oppure facendo gli obiettivi, perché ci sono anche delle battaglie storiche, come in questo caso la battaglia delle Midway. Allora, come vedete, ciascun caccia, ciascun aeroplano ha la sua carta. Nel caso del Dauntless, questa è la sua carta, questa è la carta dello zero. Ciascun aeroplano ha dei tratti, o meglio delle abilità, che ovviamente non verranno citati qui perché è un tipo di gioco più avanzato, e sopra l'aeroplano c'è il volume di fuoco, o meglio la potenza di fuoco dell'aereo, quindi 1 e 1. Poi c'è la manovrabilità, ovvero l'agilità. Il Dauntless a 1, perché era un aereo storicamente poco manovrabile, lo 0 a 3, e non a caso era l'aereo più manovrabile della Seconda Guerra Mondiale, e poi la velocità massima, questo si muove di 5, e mentre invece lo 0, la 6M2-0, si muove di 7. Quando si va a fare un attacco, si tira sempre il valore del pilota, tanti dadi quanto il valore del pilota, quindi in questo caso il pilota dello 0 a 3, vanno da un minimo di 2 a un massimo di 5. 3 più il valore delle armi, quindi la potenza delle armi. In questo caso l'attaccante dello 0 tirerebbe 4 dadi, mentre invece il pilota del Dauntless ne tirerebbe 4, perché è praticamente quasi un ace, più uno dell'attacco. Quindi il Dauntless con questo pilota tira 5 dadi in attacco, lo 0 invece ne tira 4.
Quando si va a difendere da un attacco, invece si tira sempre l'ace, o meglio, la bravura del pilota, quindi in questo caso 4, e il livello di dodge dell'aeroplano, di agilità, quindi in questo caso sono 5, mentre per lo 0 sarebbero 3, 4, 5, 6. Quindi lo 0 è meglio a manovrare, in questo caso con un pilota un po' più scarso, che non a sparare. Il Dauntless è molto più forte invece con questo pilota a bordo a sparare. In media, quando si va a fare un attacco, poi ci sono anche regole particolari, si tirano i dadi visti poc'anzi. Facciamo conto che il Dauntless attacchi lo 0, tira i suoi ancora una volta 4 dadi più 1 dei cannoni dell'aeroplano. Ovviamente si spara soltanto in un arco frontale di 90, va a tirare, contano soltanto i 6. Se fa un 6 è un colpo normale, se fa un doppio 6 o più 6, insomma più di 1, è un colpo critico. Dall'altra parte, per difendersi, lui tira i suoi dadi di difesa e anche lui per ogni 6 che esce annulla l'attacco. Quindi nel caso ci sia un attacco critico si leva un dado alla difesa di quell'altro, nel caso fosse un dado normale si tirano tutti i dadi e se esce un colpito e un difesa, praticamente l'attacco non ha avuto effetto, ma ogni volta che si spara un altro aereo, colpito o non colpito, comunque nell'arco di fuoco, gli si mette accanto un boom cheats. Questi boom cheats sono praticamente lo stress che viene messo addosso ai piloti quando sono sotto il fuoco nemico. Quindi anche se un aeroplano viene bersagliato 7-8 volte, ma non viene colpito né ferito, dopo un po' il pilota avrà un calo dell'umore, una voglia di combattere e magari sarà direttamente e talmente stressato che quando il livello generale dei cheats sono più del numero dei vostri aerei in campo, gli aerei scappano e si ritirano. Quindi la battaglia non si vince soltanto distruggendo il nemico, ma anche facendolo scappare. I modellini, questa forse è la figata del gioco a livello tattico, possono venire indirizzati verso il basso, è praticamente indirizzato verso il basso, così è in svantaggio. Se messo normale, così su è appunto nella posizione normale, se messo indietro è nella posizione di vantaggio. E all'inizio di ciascun turno, quando arriva la fase del pilota, può essere fatta una di queste manovre per mettere l'aereo in svantaggio, in normale e in vantaggio. Regola vuole che per attaccare un altro aereo devi essere in una posizione a lui superiore. Quindi se questo è normal, te lo puoi attaccare soltanto se sei in posizione di vantaggio. Se lui è in posizione normale e te sei in posizione normale, non gli puoi sparare. Se lui, scusate, è in posizione di svantaggio e te sei in posizione normale o di vantaggio, gli puoi sparare, quindi devi sempre essere a un livello superiore. Gli aerei non hanno un punto, non hanno punti ferita. Quando viene distrutto un aereo, ogni volta che lo colpite un colpo va a segno, lo abbassate di uno, quindi se era così lo mandate giù. Al prossimo colpo che verrà sparato o nella fase iniziale o nella fase del pilota, l'aeroplano, se era già in svantaggio e subisce un altro colpo che lui non riesce a parare, l'aeroplano è distrutto. Si può salvare ovviamente facendo il suo movimento col misuratore, quindi nel caso del Dauntless che si muove di 5, gli mettete il misuratore accanto sullo 0, muovendosi di 5 devono andare sempre dritti, non potete misurare storto per farlo andare di là. Questo coso qui si deve sempre incassare con la basetta, quindi ci deve stare proprio attaccato perfettamente. E lui si può muovere solo davanti, poi ovvio ci sono delle regole che vi fanno fare delle manovre. Però se lui ora è in svantaggio e col suo movimento, mettiamo caso questa un po' più vicina, col suo movimento di 5 entra dentro una nube, lo 0 perde il bersaglio, scusate, è partito lo 0, perdendo il bersaglio perché è invisibile nel banco di nubi, quando lui nel suo movimento successivo uscirà dal banco si può ritirare direttamente in posizione normale. Quindi questo è un modo per sfuggire a un attacco nemico e fra le tante regole che andrebbero spiegate è una delle tattiche principali per salvarsi la vita quando c'è qualcuno in coda, anche perché regola ultima vuole che quando un nemico ti entra in coda, se ti arriva nel tail, quindi ti arriva direttamente agitata di tiro, ovvero questa, li sei agitata di tiro e ti è in coda, automaticamente anche senza spararti ti mette subito in svantaggio. E quindi mai farci arrivare un aereo, soprattutto uno zero, in coda. In conclusione, ragazzi, questo Blood Red Skies è un gioco veloce, immediato, semplice. Però semplice non vuol dire stupido, semplice vuol dire che la gatta sta mordendo il microfono. In conclusione, questo Blood Red Skies è un gioco alla portata di tutti. Regolamento facile, ma che non vuol dire stupido o poco tattico, anzi è molto tattico e devo dire la verità, ho visto molto più tattico questo che tanti altri regolamenti, anche della stessa Games Workshop,
Perché col fatto che avete visto delle manovre, degli attacchi, del vantaggio, dello svantaggio, del passare dentro al banco di nubi e cose del genere, ti dà proprio un vantaggio tattico o anche la pretesa di riuscire a fare una manovra e magari una manovra giusta che ti può portare a vincere la battaglia, così anche come una manovra totalmente sbagliata ti può rompere completamente la formazione. Quindi è un gioco veramente interessante, alla portata di tutti. Ovvio, qui magari un ragazzino di 7-8 anni non ce lo metti, ma anche per il contesto che va a trattare. Ma comunque è semplice, i giocatori di Wargame si sentiranno subito a casa e secondo me può anche essere un bel entry level, al pari di Star Wars Legion, un altro gioco in entry level, perché ci potete mettere davvero chiunque. Può essere il classico gioco con cui insegnare i wargame a praticamente chiunque. Io ancora una volta ringrazio la Warlord Games per la copia fornita. Come sempre, se lo volete ordinare, primo link in descrizione e in sovraimpressione dalla Gioco Libreria Semola, nostro negozio sponsor, al miglior prezzo sul mercato. Se, a parte che Gioco Libreria Semola è il rivenditore proprio ufficiale della Warlord, quindi i prodotti ce l'ha tutti, comunque andate sul sito, il prodotto lo trovate ma bollino rosso e finito, oppure proprio non è in lista, mandate una mail a Corrado al supporto della Gioco Libreria Semola e fate presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan. Lui non vi cercherà soltanto il gioco, ma anche se proprio fuori catalogo farà il possibile per adoperarsi e per trovarvelo, sia che il gioco sia fuori catalogo, proprio lo cercate sul sito, non lo vende, lo fa arrivare anche praticamente se è un prodotto ovviamente reperibile, anche se non ce l'ha nel listino, oppure magari è finito e nel caso ordina altre copie. E ricordate sempre di usare il mio codice discount personale Coridan7, tutto scritto maiuscolo al momento dell'acquisto, cliccate su discount Coridan7 per avere uno sconto del 7%. E per spese superiori ai 79 euro, corriere gratuito in tutta Europa. Lo ordinate, massimo 48 ore e arriva a casa, anche se state magari in Francia, in Olanda, comunque fuori dall'Italia. Quindi in tutta Europa, e è un servizio, come sempre, Gioco Libreria Semola, eccellente. Ragazzi, ancora grazie una volta alla Warlord Games, spero di trattare altri loro giochi, perché sono ovviamente bellissimi, e niente, fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao, alla prossima! Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita. Primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di live Twitch, alla mia pagina Instagram e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate, e su Twitch mano a mano troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno, quindi guardatela sempre perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata. Mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social perché sono sempre aggiornati, e se devo comunicare qualcosa anche per il canale YouTube lo troverete sempre lì. Ciao, alla prossima!